esaminare come pensano al concetto di morte due persone che ci lavorano sopra e dentro e con. E lo facciamo con i due becchini, Gianluca Fioravante e Giovanni Bonacci, guidati da Enrica Nizzi. Settimo anno. Settimo. Ah no, per me è la prima volta invece. Prima volta? Non ci venga più allora. Poche informazioni, organizzate male, nessun senso, nessun costrutto. Perché vieni? Scusi? No, ho detto perché continua a venirci allora. Bella domanda. Profondi, Caronte per voi, dov'era? Accomodatevi prego! La gente è pazza. E io lavoro con questa gente. Senta, guardi. Allora è meglio che non le dica il nome della mia agenzia. Perché? Che nome ha scelto? Molto meno di quella roba lì, eh. Quella davvero è roba forte. No, ma comunque ho scelto un nome così, un po' più ricercato. Ora e basta. Yeah. Ora e basta. Funziona, no? Mando anche lei. La mia infanzia. La mia infanzia è stata, se così volessimo dire, poco movimentata. Mia madre era convinta, come tutte le madri, che noi figli fossimo speciali. Ma soprattutto c'era la terribile preoccupazione di mio padre, eh? Vedeva pericoli continuamente incombenti, catastrofi sempre vicine. Qualche secondo. Ero paralizzato. Ma poi diventò subito lavoro, eh? E lo feci al meglio. Sentivo che dovevo farlo al meglio. E mentre lo facevo continuavo a pensare alle sue parole quando io ero agli inizi e lui mi ripeteva di continuo: tu pensa a fare le cose al meglio, sempre al meglio. E poi ricordati che lo fai per te e soprattutto per gli altri. Effettivamente questo lavoro lo facciamo per noi e... Ha messo bene un fumile, eh? Souvenir. Mi piace avere oggetti presi in giro. Viaggio spesso, sa, quando il lavoro me lo permette. Il lavoro me lo permette, sì. E magari adesso mi dirà che sta organizzando un bel viaggio spirituale in India, no? Un cammino di Santiago. Ce la vedo. Ma perché no? Ma chi me lo impedisce? Chi? Ah, non glielo impedisce nessuno. Ma chi, scusa? La vita. No, non la capisco, mi spiace. Ah, certo che non mi capisce. Lei sogna. Sogna ancora di poter fare ciò che vuole e quando vuole, ma non è così, caro amico, no? Siamo carcerati, rinchiusi nelle celle delle nostre vite. Vite che siamo condannati a vivere. E per farlo dobbiamo metterci una maschera, rispettare dei tempi, rispettare dei luoghi, l'azienda. Siamo schiavi. No. È lei ad essere schiavo. Ah, lei no. No. Però niente. Tutti sono utili. Nessuno è indispensabile. Lo sa che con le sue parole mi ha fatto venire in mente una cosa. Tempo fa è morto un signore che conoscevo molto bene e la moglie al funerale ha scritto una poesia così da leggere. Beh, io me ne conservo sempre una copia di quella poesia perché me l'ha consegnata, insomma. E ogni tanto me la vado a rileggere così. Passo dappertutto io, mi sento un po' come... l'emissario della morte. Ma non l'emissario, il contabile, sì. L'uomo nero da cui tutti vogliono fuggire e col quale nessuno vuole avere a che fare.